Ciao a tutti, notizione, è uscito il nuovo campione che si chiama Gwen, The Hollow Seamstress, e adesso andiamo a vederci il trailer. Che fai? Io raga, questa mi ha rubato il gioco. Via, via. No, ho lasciato qua. Sta scema. Ho lasciato qua il PC per fare il video. Ma ovviamente lei si è inventata che doveva farlo lei. E grazie, Chiara, per la tua collaborazione. Comunque, Gwen, The Hollow Seamstress, quindi il campione che dovrebbe essere un sarto. È stato leakato il gameplay trailer, quindi vedremo proprio il gameplay. E se vuole, Chiara può anche unirsi dopo, mentre si sta facendo ovviamente uno spritz, perché così va la vita. Iniziamo, raga, a vedere questo gameplay e poi fatemi sapere cosa ne pensate, ovviamente nella sezione di commenti. Ma ciancio alle bande, andiamo. Mettete anche la cuffia, almeno senti. Because Delle forbici. he's a seamstress. Scissors, needles, thread. These were my maker's tools. I won't take her gift for granted. Allora, tira Yagi. Affetta. Che madonna! Oh, in realtà è fighissima il fatto che c'ha le forbici. E tira Yagi. Si pare handicappato. Strafatta. C'ha uno scatto. Spara tutti sti cosi, tutti sti aghi. Wow. Allora. Adesso andiamo ad esaminare proprio nel dettaglio tutte le cose che ci sono e cerchiamo di capire che abilità ha. Abbiamo capito che ha delle forbici. Ok, Io tu ne parlo vai a uno bere. spritz. Abbiamo capito che ha delle forbici. Abbiamo capito che fa quell'attacco in cui apre e chiude le forbici molto velocemente, ha uno scatto, se non ho visto male, e ha anche una spell che le consente di lanciare aghi. Queste sono le cose che ho riconosciuto. Riandiamo a vedere un attimo il gameplay per renderci conto di come stanno effettivamente le cose. Allora, lancia un ago qui al 100%, si vede proprio precisamente. Non ha beccato nessuno. Questa è un'altra spell in cui si circonda di quest'aura che mi sa, ho un po' la sensazione che o la difenda e quindi sia una specie di scudo dagli attacchi che vengono all'esterno dall'aura, boh, oppure le dia, che ne so, tipo velocità di movimento, velocità d'attacco quando è all'interno dello scudo. Perché se notate è fermo. Quindi tu lo casti e quello rimane lì. Perciò probabilmente tu ottieni dei bonus se stai all'interno del cerchio, perché non è una roba che te porti in giro. Questo era l'attacco con le forbici veloci e credo che faccia parecchio male. Beh, e chissà se dipende dall'attack speed. E dopo non ci ho capito niente qua, un attimo, dobbiamo tornare indietro. Allora, riguardiamo un attimo questa azione e vediamo se ci abbiamo capito effettivamente qualcosa. Quindi un'abilità lancia l'ago, sicuramente. Un'altra abilità è quella roba circolare e un'altra le forbici che tagliano. E adesso c'è una roba che non ho capito. Vorrei rallentare il video se possibile. Si può rallentare. Si può rallentare dai settings. Playback speed la mettiamo a 0,25, così vediamo. No, annotazione, lasciale. Così vediamo cosa fa. Sembra che salti in aria e abbatta qualcosa per terra. Ah! Ok, ci sono gli aghi che hanno formato attorno a quella cosa che aveva buttato per terra prima, a quel cerchio. Hanno formato un qualcosa. E quindi forse quello avrà un impatto. E poi ha lanciato altri aghi. Ok, forbiciata è un'abilità sicuro e il lancio dell'ago è un'altra abilità e il coso circolare è un'altra abilità. E vedete che scatta, appena scattato, quindi probabilmente ha anche un gap closer. Vedete? Scatta e spara. E può risparare e si può trascinare dietro in qualche modo quel cerchio. Non so se avete visto sta cosa adesso. Vedete che il cerchio è come se lo prendesse e se lo spostasse in avanti. Can't believe I get to move my hands and feet all on my own.
Hands and feet. Ah, non può credere che può muovere i suoi piedi e le sue mani da sola. Comunque, vedete, quello rimane lì, però dopo si sposta e la segue. Sì, le abilità credo che siano sforbiciata veloce, spara tanti aghi tutti insieme, spara un ago singolo e magari sull'ago singolo c'è anche lo scatto insieme, cioè spara ago singolo e scatto, sforbiciate, tanti aghi tutti insieme e in più c'è quella piattaforma che mette giù, che credo sia la ultimate forse, potrebbe essere, che poi si trascina dietro, e notare comunque che ha il simbolo di Viego addosso, quindi questa roba un po' mi sta... non è la moglie di Viego, forse è una bambola fatta dalla moglie di Viego. E ragazzi, questa quindi è Gwen. Qua volendo ci abbiamo anche il teaser che non avevo visto, quindi possiamo riguardarcelo insieme. Sembra una bambola in effetti, nasce da una bambola Gwen. E vedrete che quella ha Isolde. E infatti quello è Viego, sì, è la bambola fatta da Isolde. Ancora meglio, vedrete che l'anima di Isolde è entrata nella bambola fatta da lei. O forse Viego l'ha portata in vita in qualche modo. Allora, vi dirò, mi piace molto il design del campione, ragazzi, mi piace veramente tanto, mi piace il fatto che abbia queste forbici giganti e il fatto che sia una sarta è una cosa nuova. All'interno dell'universo di League of Legends non c'era, almeno giocabile, nessun personaggio che richiamasse ai sarti in qualche modo, quindi questa cosa mi piace assai. Mi sarebbe piaciuto vedere qualcosa anche con del tessuto magari, cioè tipo legare un avversario con del filo per stordirlo, ste robe qua, però va bene, questo è quello che abbiamo e secondo me è veramente un campione interessante. Raga, appena esce vi porto il gameplay ovviamente giocato qua sul canale. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e ci vediamo al prossimo video.